vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più. Ciao a tutti gli amici di Spazio Musica, io sono Enzo Costa e vi presento il mio nuovo singolo scritto e interpretato in collaborazione con il mio amico Porno Clown. Per tutti voi, Il Gregge. Tempo difficile, custo in misura drastica, pare con virus, eliminato traffico, capitalismo fragile, ricchezza e povertà, non si distingue margina. Ed in tuo caos produttiva, crolla Taiwan, Malesia, Singapore, Filippine, Vietnam. Ogni settore in crisi, a Cina che spande, l'Europa barcolla e non ci affida a mesante, più l'Europa barcolla e non ci attaccamo. Un bel giorno all'improvviso, mentre tutto era tranquillo, maledetta pandemia, hai spezzato l'equilibrio, mi hai portato alla deriva, quanti sogni andati in fumo, ma confido nel futuro, sul male vince il bene, immunità di gregge, se ci pensi ancora dura, sei un nemico senza tregua, hai rubato l'entusiasmo, sul male vince il bene. Che ti senti soffrire, presidiato con l'esercito, c'è pare non fin, copri fuoco zona rossa, riesci a capire, ad aggagnare sta situazione, non mi sta il fondo pane che ti senti soffrire, presidiata con l'esercito, c'è pare non fin, copri fuoco zona rossa, riesci a capire. Un sogno nel cassetto, un sistema non corrotto, attaccagna, mi hai rinchiuso come un cane. Obiettivi, annullato ogni concerto, tutti i progetti da rifare, sul male vince il bene, immunità di gregge, in questi tempi ormai ci sono troppi guai, ogni tempesta sai, nasconde il suo sereno, e guardo il cielo lassù, l'arcobaleno. Che te siente soffrire, presidiata con l'esercito, c'è pare sul film, copri fuoco a zona rossa, riesci a capire, alla gagna sta situazione, non mi piace il domani che te siente soffrire, presidiata con l'esercito, c'è pare sul film, copri fuoco a zona rossa, riesci a capire, alla gagna sta situazione, alla gagna sta situazione, alla gagna sta situazione, sono vietati dalla legge. Si confida nel senso di responsabilità di tutti per riuscire a tutelare la vostra salute e quella delle vostre. Quanta gente gira attorno, una senza sostanza, troppa carica virale, mantenimoci a distanza, mezzo a tutto serial killer, faccio rap psicopatica, chi si sente buone, positive, asintomatica, senza controllo, scattato l'allarme, un sceriffo da regione, ha già pigliato lanciafiamme, chi trova soluzione, sfiduciato ci abbandona, senza esitazione, a stringe forte sta corona, senza esitazione, a stringe forte sta corona. Ciao amici di Spazio Musica, come state? Sono Cecilia Gale. Un saluto speciale ed un abbraccio caloroso. Vi invito ad ascoltare il mio nuovo singolo Ritmo dell'Amor. Buona estate e un beso grande.
Hola, ¿qué tal, mi amigo? Te vengo a invitar para que bailes mi baile sensacional. Es muy sencillo, solo déjate llevar para que así te llegue la felicidad. Y ahora ven, véngate un poco para acá. Es un pasito muy sencillo, ya verás. Para bajito, para adelante, para atrás. Y dale con tu swing que esto va a comenzar. Y ahora un, dos, tres, para adelante, para atrás, moviendo la cintura, ponle tu sensualidad. Repítelo otra vez, para adelante, para atrás, así se baila el ritmo del amor. Ay, así con él, ay, me siento bien, la, 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 y ahora ven, venga tú un poco para acá. Es un pasito muy sencillo, ya verás. Para bajito, para adelante, para atrás. Y dale con tu swing que esto va a comenzar. Y ahora un, dos, tres, para adelante, para atrás, moviendo la cintura, ponle tu sensualidad. Repítelo otra vez, para adelante, para atrás, así se baila. Buongiorno a tutti e un caloroso saluto agli amici di Spazio Musica. Sì, musica, perché è la protagonista che è mancata in questo periodo. Vogliamo risentire quel profumo nell'aria, l'arte, la cultura. E ora io, con immenso piacere, vi presento il mio nuovo singolo e torneremo a sorridere, un inno alla gioia, alla musica, alla voglia di vivere quei momenti che ci mancano tanto. Io vi abbraccio e vi mando un bacione. Da Freedom. La passione immensa che hai non si ferma a tracciare confini, ama definire i dettagli senza badare agli sbagli, come quel pezzo del puzzle che completa il sorriso, un passo di danza amato, un bacio rubato, l'abbraccio fiatato che si strinse forte a noi, che si strinse forte a noi, in quei tuoi occhi sinceri, in quei tuoi occhi veri, e segui il ritmo insieme coloreremo questo mondo in bianco e nero. Sorridere una serata
nelle piazze, senza pensare alle distanze, ma esaudendo le speranze. Andando in riva al mare a far l'amore, senza pensare al domani, ma creando uragani per stravolgere i piani. E segui il ritmo, insieme coloreremo questo mondo in bianco e nero. Sarò il faro, il tuo riparo, e torneremo a sorridere. Non mollare la presa, in questa arena che trema. Sarò il faro, il tuo riparo, e torneremo a sorridere, e torneremo a sorridere. Ciao, sono Stefania Altomare, cantautrice, musicista e producer indipendente. Oggi ho il piacere di farvi ascoltare il mio nuovo singolo dal titolo speciale Scia di lucciole, quando la meraviglia si nasconde in una canzone d'amore. E spero che vi piaccia e che abbiate voglia di ritrovarlo su Spotify per riascoltarlo. Se vi fa piacere seguitemi sui miei social, su Stefania Altomare Sounds se siete in Facebook e Stef Altomare se siete su Instagram. Un bacione a tutti voi amici di Spazio Musica. Io come una piccola sirena sullo scoglio, tu quell'onda alta che mi bagna, che mi fa più bella il sole, e mi ristori, mi dà il senso, per ora non so neanche quanto, e mi dai gioia, e mi dai poesia, una sì.
amici di Spazio Musica, quest'oggi dall'Abruzzo, più precisamente dagli studi di Independent TV, ce ne andiamo a Napoli, dal nostro Giovanni Conte, detto Gianni, se no si arrabbia. Ciao Gianni! Ciao, ciao, ma non mi arrabbio, no, mi chiamo Giovanni Alanaglia, perché tutti mi chiamano Gianni da tempo. No, scherzo. Gianni, come hai iniziato il tuo percorso musicale? Tu ormai sei un artista da anni, vivi fortunatamente di musica e io felicemente farei la tua fine, tra virgolette. Come hai iniziato il tuo percorso? Ma avevo 5 anni, ho cominciato a suonare il pianoforte grazie a mia madre che era pianista, che mi fece una prima lezione, la prima e l'unica lezione. Da lì poi sono andato avanti da autodidatta, perché mi è sempre piaciuta la musica, tanto è vero che io ho studiato, sono arrivato anche ad iscrivermi a medicina, che poi non ho seguito, perché ho sempre scelto la strada della musica. E quindi ero principalmente pianista, anche chitarrista, poi mi sono scoperto cantante col tempo, tanto è vero che da 25 anni sono il cantante solista dell'orchestra di Arda. Io so anche che lui ha iniziato prestissimo anche a fare serate, cioè a 14 anni tu già suonavi per gli altri, piano bar, matrimoni, hai fatto anche la gavetta, voglio dire, hai fatto il passaggio di crescita fino all'orchestra italiana, che è un must ovviamente in Italia, è la rappresentazione un po' della musica napoletana, del jazz, è molto particolare anche... Insomma, anche difficile. Come c'è stato questo incontro con l'orchestra italiana? Beh, è nato, in realtà, conosci, grazie al grande amico fraterno Nino Frassica, col quale ho fatto anche una trasmissione in Rai, grazie a lui ovviamente che mi ha voluto, anzi, lui mi presentò un giorno Arvore, però non è che è capitato in quel momento. Poi dopo il mio predecessore è di Napoli, il primo cantante dell'orchestra, andò via dopo 4 anni, ci furono una serie di provini, Renzo si ricordò di me, mi chiamò, fece un provino e da allora sono diventato anch'io. Io farei sentire subito qualcosina, che dici? Farei un mix, il nostro Daniele Liberato ci vuole fare un montaggio dalla regia, così, vediamo, perché ne ha fatte veramente tante il nostro Gianni. Io farei... Omaggio a Edoardo Di Filippo e poi una Nessun Dorma, una cosa, una chicca dell'orchestra italiana. Ne trovano bene. Quando vita ti chiama e ti afferra in me, non mi sbattere viera che un verbo. Ma tu li dice che sembra che sì. Vincerò. Nessun Dorma, una chicca per l'orchestra italiana. Ma il nostro Gianni è andato anche spesso, perché è frequentante di Sanremo. No, Gianni?
Sì, un paio di volte sono andato, e anche insomma con grande emozione, perché la prima volta era nel 93, se non ricordo male. Io ero in Rai con Elisabetta Gardini, su Rai 1 con il Caffè Italiano, e quella settimana non andavo in onda la trasmissione perché c'era Sanremo. Ricevetti la settimana precedente una telefonata dal produttore di Roberto Muro, di cui ero anche amico, e mi disse: guarda, Roberto ti vuole con te sul palco insieme anche ad altri amici, con l'autore della canzone che era Carlo Faiella. E quindi io fui felicissimo, sono stato piombato sul palco dell'Ariston, tanto è vero che il brano, che nemmeno conoscevo, l'ho dovuto imparare in tassi da Genova a Sanremo, sì, perché poi io cantavo anche, facevo dei controcanti nella canzone e suonavo la chitarra in quell'occasione. Però... quella è stata la grande esperienza. Poi nel 2014, più recente, con Orchestra Italiana, con Arbore, con Reginella, pure è stata una grande emozione, anzi ricordo con grande piacere, e mi fa piacere per Renzo soprattutto, che Sanremo ebbe il picco di ascolti proprio su quel brano. Dice, è un must, l'Orchestra Italiana è un must proprio dell'Italia, voglio dire, la rappresenta appieno, anche Napoli. Oh, io vedrei subito, ce ne andiamo a Sanremo direttamente. Dai. Raga, mi verrà l'ispirazione, voglio uscire da sta prigione, io cerco qualcosa, la mossa vincente, un ritmo ardente, avvolgente, crescente, che mi porti lontano da qua, io voglio volare. Non ne ho casa, stata a casa, ma che brutta situazione. Non ne ho casa, stata a casa, è una rottura di coesione. Niente amici, nemmeno un parente, niente, né manco un conoscente. Io voglio volare, io voglio volare. Hashtag statta a casa, invasa per base e dissuasa, l'ansia mi svasa, mi sfasa e travasa, e la casa si intasa. L'aria è funesta, s'appesta, si infesta, la mente è mesta, esco di testa, non già faccio. La regia mi ha fatto una sorpresa, cos'è questo pezzo? Infatti non me l'aspettavo, che bella cosa, mamma mia. Questa è l'ultima creazione, diciamo, perché l'ho scritta nel periodo di lockdown insieme a Mirea Flavia Stellata, che è l'attrice, giovane bella attrice che lavora con la compagnia Salemme, di sì. Salemme. E lei è nata così, che mi telefonò un giorno, dire come si va in questo periodo, che si fa, eccetera, eccetera. E lei disse: guarda, io vedi, sto facendo tutta una serie di sciogli lingua che vanno molto bene su Instagram in questo periodo. Mm-hmm. E noi fece anche uno che ascoltai sul lockdown. E lei mi disse: ma perché non ne facciamo un brano? Cioè, ma che faccio? Certo, non era il genere mio, poi lo sciogli lingua, poi dico, al massimo si può sciogli lingua per diventare un rap, e quindi lo resi rap. E costruì attorno a questo rap una canzone. E così è nato, e poi però... lei ne ha fatto un video molto carino. Beh, una bellissima sorpresa da parte della regia, da parte di Daniele, quindi grazie Daniele che è lì dietro la nostra regia. Ma questo pezzo, statta a casa, mi pare di aver capito alla fine della fiera, insomma, no? Era un invito? Perdonami, non ho capito bene la domanda. Dicevo... mi sembra di aver capito che sia statta a casa questo pezzo. Ah sì, ecco, sì, si chiama proprio hashtag statta a casa. Hashtag statta a casa, quindi andiamolo tutti a sentire, io ci andrò subito finita l'intervista. Gianni, io ti ringrazio per essere stato con noi, purtroppo il nostro Daniele dalla regia di Independent mi sta dicendo come al solito taglia, perché il nostro tempo è molto stretch. Io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere averti qui, spero di riaverti presto e di venirti a vedere presto live. Ma quando volete, con grande piacere, grazie a voi, grazie di cuore di tutto. Grazie. E in bocca al lupo, Ciao Gianni,
alla prossima. Ciao, ciao. No, ma che vuoi da me? Morta. Oh no, anzi. Nessuno può cambiare il passato. Claudia! Silvia. Cos'è da guardare? Rock and roll, e poi non pensare più.